Buongiorno bella gente, bentornati sul canale e bentornati nel nostro negozio. Stamattina mi devo dedicare per un pochino, non ho tanto tempo ma ce la devo fare, a togliere tutta questa roba, tutto questo ambaradam di San Valentino, per invece andare a sistemare delle altre cosine di nascita che ho ammucchiate qua e là e che naturalmente voglio andare a esporre decentemente. Prima di fare quello però vi faccio vedere una clip dove invece ho organizzato questa roba qua che vedete qui. Thank you.
Ed ecco qua quello che sono riuscita a fare. Quindi ho utilizzato i due tavolini piccoli, ho fatto un po' una specie di scaletta, quindi ho posizionato tutte le cosine dei bimbi, le cosine di nascita, le cornici multiple, i pupazzetti di Trudy, quegli altri set con il peluscino e i set con la bavaglia, il peluscino e i calzini primi mesi. La cassettiera di cartone per mettere tutti i gioiellini del nuovo bimbo, insomma della nuova bimba, i portafoto, questi qua in legno, che sono veramente troppo troppo carini, infatti alcuni li comprano anche come bomboniera. E poi qua invece sulla parte più grande del tavolo sono andata a mettere intanto l'alberello con le bomboniere di battesimo e poi qualche altro oggettino. Semplicissimo, non è che avevo la pretesa di fare chissà cosa, però volevo appunto sistemare queste cosine e dargli una parvenza un po' più di esposizione e non di preso e buttato lì. Adesso devo ancora sistemarmi tutte queste scatoline in cui ho degli addobbi di prima comunione, che comunque saranno fra qualche mese, quindi non so se iniziare ad appendere oppure metterle per il momento in magazzino, sistemare quelle altre scatoline in cui ci sono delle cose che devo appendere lì. E poi qua c'è ancora il tavolo delle altre bomboniere, che adesso mi è rimasto un vuoto e credo che mi metterò a fare una cosa, non fate caso al caos lì nell'angolo, mi metterò a fare una cosa buonissima che piace tanto, la vedrete però nel prossimo video. Bene ragazzi, io adesso devo andare a gonfiare un po' di palloncini per un compleanno che devo montare questo pomeriggio, quindi spero di avervi fatto compagnia per un pochino, vi mando un grande bacio, ci vediamo al prossimo video, ciao!